situazione che c'era in campagna era veramente una cosa enorme, uno scempio. È il 12 dicembre del 1996 quando il sostituto commissario di polizia Roberto Mancini consegna all'antimafia di Napoli la sua informativa. Pagine e pagine che raccontano quale inferno sia sepolto sotto la Campania e che però finiscono in un cassetto per anni. Non si voleva neanche sapere questo, perché i rifiuti hanno portato veramente tantissimi soldi, molti più della cocaina. E su quei rifiuti, di questi soldi, hanno mangiato tutti, parliamo da politici ai contadini. Un contadino che vendeva il terreno per interrare i rifiuti prendeva bei soldi, non sapendo quello che poi succedeva veramente sulla sua terra. Cosa succedeva è riemerso quando i rifiuti tossici avevano già iniziato a seminare vittime. Tra loro anche Mancini, la cui storia è stata raccontata in un libro che ci consegna il ritratto di un altro servitore dello Stato isolato e tradito da silenzi colpevoli e omissioni inconcepibili. Ma più di lui, tradito è stato il popolo della cosiddetta Terra dei Fuochi. Adesso muoiono tantissimi bambini, ma parliamo dei bambini da 8 mesi in su. E muoiono almeno 2-3 a settimana. Ci stanno le famiglie che non riescono a fare manco i funerali, che la gente fa le collette per fare i funerali ai bambini. Cosa ha lasciato Roberto a te e a vostra figlia Alessia? La forza di andare avanti. Roberto, prima di morire, secondo me sapeva che io non ci sarei mai fermata, che avrei continuato la sua battaglia per la Terra dei Fuochi.